riunire tutti coloro che ruotano intorno al mondo dello spettacolo, dai cantanti, dagli attori, ai registi, agli sceneggiatori, tutti coloro che sono in un ambito artistico, proprio perché si propone di portare avanti dei progetti fotografici e video e anche di organizzare casting, di organizzare corsi. A Torino c'è la voglia di cambiare il mondo. Tanta gente che mi fermava per strada e diceva, soprattutto ecco, la gente che ha dei chili in più, le persone obese, mi dicevano: scusa Fabio, ma perché non scrivi un libro dove denunci un po' tutte le discriminazioni, le barriere, tutto quello che accade in un mondo che per molti è sconosciuto, ma soprattutto anche per le istituzioni. E la terza edizione del libro che ha vinto 4 premi letterari già, è un libro che è stato premiato in tante parti in Italia. Io metto una solo al primo posto, tutte le altre le metto al secondo. Mi hanno nominato, grazie a questo libro, Cavaliere della Pace d'Assisi, perché hanno riconosciuto insomma una serie di situazioni e di messaggi positivi. Che gli avevano detto che era una raccolta firme dei calciatori che erano andati apposta, che si accompagna alla partita, avevano raccolto per lui questi autografi. E invece, quindi lui era contento, ma gli avevano detto: mi raccomando, non dirlo a tua mamma. E non farglielo neanche vedere. E però lui, visto che aveva un rapporto molto aperto con me, tutto contento, mi dice: mamma, guarda, stavolta i miei compagni sono molto più bravi con me, mi hanno addirittura portato una raccolta di autografi. Questi autografi erano in corsivo personale e c'era scritto: fai schifo, insomma, lasciamo perdere. Ecco, erano degli insulti praticamente in corsivo, e che lui in quel periodo, che non aveva ancora fatto un percorso per imparare a capirlo. Dalle elementari fino alle superiori ho sofferto di bullismo. Ah, quindi anche tu. Depressione, bulimia, e sono stata anche autolesionista. Ho pensato tante volte di farla finita, non ho assolutamente timore di dirlo. Io non ho mai parlato, non per una questione di paura, perché in realtà sono sempre stata abbastanza coraggiosa. Quanti anni hai adesso? 20. Quindi fino a solo a 2 anni, quindi proprio recente. Sì. Io non ho mai voluto essere un peso per nessuno, per la mia famiglia. Magari avevano già loro i loro problemi, quindi spesso se non si parla non è solo per paura, e non spesso è facile, però comunque, nonostante io non abbia mai parlato, ho chiesto aiuto, cosa che secondo me è sbagliatissima, perché ti fa arrivare a toccare veramente, non il fondo, il fondo del fondo, ed è un livello a cui non bisognerebbe mai arrivare, ma nel caso in cui tu ti ci trovi, la cosa può aiutarti a migliorare te stesso.